Salve ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi 5 marzo 2020 siamo a Chorrillos, nel distretto de Chorrillos, là è Barranco e qua è Chorrillos. Guardate la playa, la spiaggia, questo sole appunto di marzo. Qui sembra appunto che nelle ultime settimane sia arrivato finalmente l'estate. Molto caldo, molto sole. Andiamo a coprire anche questa spiaggia di Chorrillos, appunto a Lima, e sigla! Questo è il distretto de Chorrillos, là è la croce che di notte si illumina appunto dal San Miguel, da Magdalena, il distretto di Miraflores. Possiamo appunto, si può vedere dalla distanza questa croce che si illumina appunto di notte. Oggi è mercoledì e guardate quanta gente sta in spiaggia. Questa appunto è la Costa Verde e qui continua appunto per seguire appunto fuori da Lima, che ricordiamo è desertico. Traffico che ovviamente a Lima non può mancare, quindi proviamo a scendere giù in spiaggia. Dove andremo in questo momento è la Playa de Aguas Dulces, la spiaggia delle acque dolci, e ovviamente questo è l'Oceano Pacifico che vedete. Molto sole, molto caldo, ci abbasseremo. Municipalità de Chorrillos, ruta di evacuazione tsunami. Questa è il ponte che appunto ci porta dalla montagna quassù alla spiaggia direttamente. La Herradura Morro Solar Club, come dicono qua, Regatas Chorrillos. Vedete? Playa de Aguas Dulce a Chorrillos. Guardate quanta gente, ed è solo mercoledì, quindi giorno lavorativo. Para un verano sicuro, allerta Chorrillos, disponibile in Google Play. E qua si va per la Playa de Aguas Dulce e Playa de los Pescadores, che sta di qua. Qui si può, penso, bagnare i piedi. Sì, assolutamente, vedete, punto limpio, deposita tu basura a chi. Fa molto caldo, però promette bene. Qua Dulce, guardate qui le navi dei pescatori e qui la spiaggia appunto con tutta la parte di Lima che vengono oggi mercoledì, seppur giorno festivo, vengono a rinfrescarsi dalla calura estiva. 5 marzo 2020, De los Pescadores, spiaggia dei pescatori, qua la Playa Agua Dulce. Guardate mercoledì quanta gente, veramente sembra che tutta Lima venga qua, bambini che giocano, che controgiocano, sembra che pescherecci ti assaltano per venderti, per affittare un ombrellone o per fare un passeo, un tour in barca qua appunto nel distretto de Chorrillos. Sono le 5 della sera, del pomeriggio, e guardate di mercoledì, giorno lavorativo, 5 marzo 2020, quanta gente qua, completamente piena la spiaggia. Caldo, già ho fatto due bagni rinfrescanti e adesso mi accingo qua a salire appunto
per mangiare qualcosa, perché ho anche abbastanza fame. Qua si mangia patatine, dolciumi, pollo, cose così, però non è che popcorn, però non è vero, ho cibo. Bene. Qua dalla spiaggia di Chorrillos, nel distretto di Chorrillos, Playa Agua Dulce, guardate quanti gabbiani, quante colombe che si postano di là, e qui il simbolo del Perù con Chorrillos. Questo bellissimo prato verde, qua un'altra statua, due statue, una qua e una là, degli amanti, e il traffico che non può mancare. Bella questa zona di Chorrillos, la spiaggia ben curata, e questa appunto è, diciamo, la costa e la parte alta. Ragazzi, qui da Chorrillos, dal malecon principale, qua gli amanti, guardate, chiamo io così, guardate che stato, dai delfini, qua gli amanti. Ebbene, qui sono le 5 del pomeriggio, ormai il sole è ancora alto ma sta calando, e guardate quanta gente. E appunto qui da Chorrillos, penso che il video possa bastare qui, vi saluto. Mi raccomando ragazzi, se avete apprezzato anche questo video, non dimenticatevi di lasciare un like, un mi piace, un mi gusta, e sapete benissimo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, non dimenticandovi di attivare il campanello delle notifiche per essere notificati di tutti i nuovi video che prontamente verranno caricati sul mio canale. Ragazzi, se ancora ve lo siete persi, c'è appunto la mia playlist del Perù, quindi guardate tutti i video qua appunto che ho caricato del mio viaggio in Perù, e vi do appuntamento al prossimo video dal vostro benamato Luca Mariani. Un saluto qui da Chorrillos, ciao! We'll be right back.